Grazie Marco. Dunque tu mi hai presentato per le nostre cose di famiglia, diciamo. Invece io vorrei, credo che sia più utile, francamente, più produttivo essere presente qui come rappresentante di una società scientifica, che è la FADOI, che è la società scientifica che rappresenta i medici internisti. Dico questo perché con l'associazione Coscioni la FADOI ha cominciato ad avere rapporti intensi da parecchio tempo. Già l'altro anno a Napoli eravamo con voi e questi rapporti ci consentono di confrontare punti di vista e proprio prospettive diverse, perché io porterò qui le problematiche e le attese anche dei medici, quindi non tanto, non solo dei pazienti, poi le cose confluiscono, è chiaro, ma vediamo da un certo punto di vista che credo che per voi non sia quello usuale. Vi dicevo che la FADOI, la Società degli Internisti Ospedalieri, è impegnata nella tematica del fine vita. Nel mese di aprile dell'anno scorso abbiamo pubblicato nei quaderni della nostra rivista proprio una monografia sul fine vita, che in gran parte è argomento tecnico dedicato ai medici, ma in parte è legislazione, bioetica e quant'altro. E poi per caso, proprio per caso, il 7 aprile dell'altro anno organizzammo due convegni, la FADOI è organizzata su base regionale, casualmente l'Emilia Romagna e il Lazio il 7 aprile organizzarono due convegni separati proprio sul tema del fine vita. Questa era quella dell'Emilia Romagna, che fu fatta nella sede della regione Emilia Romagna, e questa è quella che organizzammo noi nel Lazio alla sala dell'Ordine dei Medici, quindi in due sedi istituzionali. Io oggi non posso portare posizioni riguardanti l'eutanasia, perché l'eutanasia è una materia sulla quale la società scientifica non si è espressa, in cui ancora le opinioni sono molto divergenti. Qua non so se andiamo d'accordo, a pelle, proprio per la disomogeneità di opinioni dei medici, l'impressione è che tenere separate le due cose potrebbe essere più produttivo nel realizzare qualcosa, ma questa è un'opinione che deriva dall'ambiente medico in cui, come dicevi anche tu, non c'è omogeneità nelle opinioni. Mentre invece molto abbiamo fatto nel discutere, nel commentare e anche nel tentare di dare un contributo sulla legge in discussione, insomma in giacenza al Senato. Tant'è vero che tra le 70 audizioni che ci sono state, una è stata quella dell'Associazione Coscioni, un'altra è stata anche quella della FADOI, siamo andati a farci audire e a fare delle osservazioni in Senato. E allora diciamo subito qual è la posizione della FADOI riguardo la legge sul testamento biologico, sul fine vita. Noi partiamo dalla Convenzione di Oviedo, di cui appoggiamo tutto, sposiamo tutto, almeno sulla carta, e per cui quando noi troviamo questi principi fondamentali incardinati in una proposta di legge, cioè nessun trattamento sanitario può essere iniziato senza che il paziente o chi per lui eventualmente abbia dato un consenso, che il paziente ha diritto di conoscere la sua situazione, diritto che non è un dovere, se vuole può rifiutarsi di avere queste informazioni, che il paziente può rifiutare in tutto o in parte le proposte di trattamento o di accertamento diagnostico che vengono fatte dal medico, anche rifiutarle dopo averle inizialmente accettate, quindi anche chiedere l'interruzione, che la nutrizione e l'idratazione rappresentino dei trattamenti e quindi come tali vanno trattamenti sanitari e come tali vanno trattati. Bene, noi siamo d'accordo su tutto questo. Abbiamo fatto una osservazione alla Commissione del Senato che ci porta a ritenere questa legge così com'è impraticabile nella gran parte, in una sostanziale parte di casi. Il fatto è questo, che nelle nostre corsie
questi che vedete qui sono i malati che noi osserviamo in gran parte. Sono pazienti che hanno perduto la capacità di esprimere un consenso, sono pazienti che non sono in grado di formulare un consenso, che non hanno espresso precedentemente delle volontà e che sono senza rappresentante legale. Se volete sapere quanti sono questi pazienti, la FADOI ha fatto una indagine nelle medicine del Lazio e la quota di pazienti che sono in queste condizioni, che quindi sono fuori dal, non sono previsti dalla legge, questi pazienti sono il 37%. Quindi più di un terzo dei pazienti non è in grado di esprimere un consenso, non ha un tutore e non ha espresso volontà anticipatamente. Allora la conseguenza pratica di questa legge così com'è è quella di avere, di affidare allo stato attuale, al giudice tutelare, l'assegnazione di un tutore che decida per il paziente. Questo paralizzerebbe gli ospedali. Pensate che chiedere un TAC con mezzo di contrasto richiede la firma di un consenso, l'autorizzazione del paziente o chi ne fa le veci. Allora noi abbiamo proposto alla Commissione del Senato di aggiungere a quello che già c'è sulla legge, di considerare nelle condizioni di cui sopra, in assenza di un avente diritto a esprimere il consenso, di considerare i parenti nell'ordine gerarchico che è già previsto dal Codice Civile. Questo è in realtà quanto noi facciamo. Noi ci rivolgiamo al figliolo, al fratello e così via. È un qualcosa che non è esente, completamente esente da rischi, perché ce ne rendiamo conto. Però io non ho trovato di meglio, noi non abbiamo trovato di meglio da proporre. Se no, nei tempi brevi, nei tempi un po' più lunghi, la cosa potrebbe essere quella di considerare di non dover avere un vuoto decisionale, mai. Per cui al compimento del 18° anno sulla tessera sanitaria proprio potrebbe essere stabilito il fiduciario del paziente, essere stabilito non attraverso il coinvolgimento del giudice, cosa che sarebbe impensabile, ma attraverso il medico di medicina generale, il medico di famiglia. Quindi queste erano le proposte che abbiamo fatto alla Commissione del Senato. E che vedremo, poi ho parlato anche con altri amici dentro i palazzi e dicevamo se la legge passa si può cambiare dopo, se non passa ci staremo dietro alla prossima legislazione. Adesso detto questo, questa è la posizione FADOI, volevo accompagnarvi in due riflessioni. La prima, che cosa sta succedendo al ruolo del medico? La medicina, lo sapete, nasce come è una punizione degli dèi perché abbiamo fatto qualcosa, no? E quindi ci raccomandiamo agli dèi per trovare una soluzione, il modello sacrale che è durato fino a circa 2500 anni fa. 2500 anni fa Ippocrate ha cambiato le cose, ha trasformato la medicina in una professione liberale. Cioè da persone libere, non da schiavi, da persone libere. Devo dire che al di sopra della medicina c'erano altre cose, prima di tutta la politica, che era la più importante. Anche adesso. Siamo rimasti lì. Dunque, questi principi che ha dettato Ippocrate sono rimasti in vigore per 2500 anni, fino a pochi anni fa. E in scienza e coscienza, avete sentito, no? In scienza e coscienza, quando un medico decide in scienza, cioè in base alle conoscenze mediche, e in coscienza, cioè per l'interesse del malato, il medico si pone al di fuori e al di sopra della legge, qualsiasi decisione egli prende, la decisione è valida. Delle volontà del paziente non si è mai tenuto conto in nessuna maniera. E adesso che negli ultimi decenni che si è passati a un modello, quello della medicina contrattuale, in cui il paziente e il medico si confrontano e in base a diverse esigenze
prendono un accordo finale. La medicina contrattuale ha dato rilievo al paziente, questo è ovvio, ha anche determinato una caduta della responsabilità del medico, e questa è cosa meno felice, diciamo. Il medico che fa bene il suo lavoro, di fronte al ruolo di tutore del paziente nella medicina appunto ippocratica, è sì al di fuori delle leggi, al di sopra delle leggi, ma non è che lavora a contratto, non è che finisce il sabato e si rivede il lunedì, ha un impegno e una responsabilità che è anch'essa superiore alle regole. Con la caduta a medicina contrattuale, purtroppo il senso di responsabilità di molti medici è caduto. Non sono un missionario, ho il contratto di lavoro, non dipende da me, e quindi si è modificato molto il rapporto medico-paziente. L'ultima proposta è quella di rimetterci dalla stessa parte, creando una sorta di alleanza medico-paziente in cui gli obiettivi sono comuni, non sono contrapposti. E a questo è molto bello, però ci dobbiamo arrivare. Mi sembra che il compito del medico oggi è quello, vedete, di utilizzare le sue conoscenze e competenze, ma anche di conoscere il malato, raccogliere le sue esigenze, i suoi bisogni e aiutarlo a realizzarli. Quindi è un rapporto nuovo che è anche questo assai impegnativo per noi medici. Vi cito Veronesi che diceva: io sostengo che non si può curare una persona senza sapere chi è, cosa pensa e cosa desidera. Chi è malato ha bisogno di raccontarsi e il suo racconto ha funzione terapeutica. E questo ruolo terapeutico della conoscenza medico-paziente io lo sento ripetere da tantissime persone, inclusi tanti pazienti. E che il paziente non sia una malattia, lo sappiamo, insomma, ce lo dicono anche dentro casa. Il problema è questo, che io pongo a voi così come terze persone, ma che pongo nelle società scientifiche, ai medici, ai colleghi: ma noi siamo in grado, abbiamo acquisito la mentalità per svolgere questo ruolo? Abbiamo una preparazione sufficiente per poterlo svolgere bene? E soprattutto, e qui aspetto l'aiuto delle associazioni della politica, delle associazioni dei pazienti e così via, abbiamo le risorse sufficienti per fare questo? Perché nella legge in discussione c'è scritto che il tempo di comunicazione è tempo di cura. Benissimo, ma noi abbiamo il tempo per sederci a fianco al paziente, conoscerlo bene, interrogarlo, così come oggi è ridotta proprio nelle risorse la medicina attuale? Io credo che se non spostiamo anche l'attenzione sulla organizzazione, sulle risorse sanitarie, non andiamo molto lontano. A principi sì, ma in pratica non andiamo molto lontano. In Fadoi abbiamo cominciato una survey dello stato delle medicine nel Lazio. Lo chiamiamo un giorno in medicina, mandiamo ai nostri primari, amici, componenti dell'associazione, della società, delle richieste di informazioni. Le stiamo raccogliendo. L'associazione Coscioni è vicina, nel senso che Filomena mi diceva che quando abbiamo qualche dato rilevante potremmo chiedere una indagine conoscitiva alla politica per documentare in maniera precisa il fabbisogno di risorse in più per poter realizzare quello che le stesse leggi o proposte di legge recitano. Un'altra tematica, e questa è l'ultima, è l'approccio alla terminalità. In medicina noi abbiamo a che fare, in medicina interna abbiamo a che fare col paziente terminale e abbiamo a che fare con i pazienti neoplastici, ma i pazienti terminali sappiamo che non sono soltanto i pazienti neoplastici. In definitiva, allo stato attuale, il paziente terminale è ben presente e prevalente nei reparti di medicina, ma un approccio alla terminalità non è ancora stato standardizzato, definito, e questo comporta una bassa qualità assistenziale e probabilmente anche un elevato consumo di risorse.
Noi conosciamo ormai le traiettorie delle malattie, sappiamo come si comporta un paziente neoplastico, sappiamo come si comporta un paziente che ha patologie neurologiche, come si comporta un paziente che ha patologie, insufficienze d'organo, diciamo. E quello che osserviamo in tutti i pazienti è che mano a mano che la malattia va avanti e che declina allo stato funzionale, aumenta il consumo di risorse in maniera inversamente proporzionale. E sappiamo che va definito un punto di desistenza, un punto in cui non è più conveniente per nessuno, per il paziente, per la sanità, per la società, continuare ad insistere. Ma tutto questo non è ancora stato standardizzato. Qualcosa è stato fatto per il paziente oncologico, ma molto c'è da fare per i pazienti terminali non oncologici. Dobbiamo definire ancora bene che cosa significa, chi può etichettare, definire terminale un paziente. Dobbiamo stabilire che cosa questa etichetta di paziente terminale comporta in termini di utilizzo delle risorse. E dobbiamo costruire dei percorsi assistenziali, socio-assistenziali, che garantiscano comunque una continuità assistenziale tra il territorio, l'ospedale e di nuovo il territorio. E concludo dicendo che l'interesse della FADOI è tale che è stato stabilito che ogni anno il 7 di aprile è la giornata del fine vita della FADOI. Organizzeremo il 7 aprile in tutte le regioni italiane una giornata del fine vita. L'associazione Coscioni era presente con Mina, con Filomena, è stata presente già l'altro anno al convegno FADOI di Roma, sarà sicuramente presente anche quest'anno e noi vi chiediamo di aiutarci, affronteremo queste tematiche, ancora gli aspetti legislativi, vediamo che fine farà questa legge, che cosa otterremo, aspetti di bioetica, le tematiche sulla terminalità del paziente, i percorsi assistenziali e le cure palliative. Ecco, se noi andiamo avanti assieme, probabilmente con punti di vista, con angolature diverse, noi possiamo riuscire, io credo, a ottenere qualcosa. Vi ringrazio.